frammenti storici, avente per sottotitolo Viaggio nell'alfabeto tra personaggi e luoghi, è una trilogia di cui questa sera viene presentato il primo volume, che comprende viaggi da me effettuati nell'anno 1995 e poi dal 2006 al 2013. Cioè, durante i miei viaggi ho trascritto le epigrafe dedicate ai vari personaggi italiani o stranieri. Dopodiché ho pensato di curare le note biografiche per ogni singolo personaggio. Il primo volume consta quindi di 150 schede epigrafico-narrative, più di 200 note biografiche e 60 vedute, che rappresentano simbolicamente le città che hanno dato i natali a vari esponenti dei vari saperi. Questo libro, oltre ad aver riportato dei frammenti di storia, viene pubblicato in un momento che si sta riscoprendo l'Italia, paradossalmente. Quest'anno il turismo in Italia ha dato un indicatore molto alto, perché le persone non hanno potuto viaggiare, non sono potute spostare a causa del Covid. Certo, una cosa che è molto triste, che io, come dire, scorrendo le pagine di questa bellissima pubblicazione ho notato, mi stavo chiedendo: ma un ragazzo, un 14enne, un 15enne, potrebbe avere interesse a fare, come dire, questo viaggio che ci sta offrendo l'autore? Perché in realtà il professor Enrico cosa ha fatto? Ci ha preso per mano e ci ha accompagnato proprio passo passo in alcune delle più belle città d'Italia. Veramente un viaggio appassionante che ci permette di scoprire nomi e volti spesso purtroppo dimenticati, ingiustamente dimenticati, accanto ad altri invece che hanno fatto la storia d'Italia da protagonisti. Quindi ritengo che sia un volume da leggere con curiosità, ecco, con l'entusiasmo di chi si approccia alla grande storia e alla piccola storia. La grande storia non è fatta altro che di piccole storie di uomini comuni, una accanto all'altro. Ecco, bisogna approcciarsi a questo testo con grande rispetto e con grande curiosità, fermo restando il fatto che la geografia di un territorio è anche una geografia umana, fatta di storie, di vite, di persone, di colori, di memorie, appunto.